Salve a tutti ragazzi, io sono Maru e oggi torniamo in un nuovo episodio della Pixelmon, un nuovo episodio che ci vedrà fare un bel po' di roba. Intanto dall'inventario, come potete vedere dalla mia squadra, ho lasciato tutti gli starter nel PC, ho deciso di metterli da parte perché in questo episodio voglio livellare gli altri Pokémon e cominciare a formare la vera squadra, mentre degli starter ce ne occuperemo nel prossimo episodio, che è il decimo, e pensavo di festeggiarlo, diciamo, con un episodio un po' più lungo in cui ci occuperemo in tutto e per tutto degli starter, della cattura di quelli che mancano e delle loro evoluzioni. E quindi in realtà sono contento di questo. In questo episodio però voglio livellare, ma soprattutto mi piacerebbe portare su un po' la squadra, e lo vorrei fare in maniera veloce. Quindi in realtà quello che mi serve è un condivide esperienza, che non ho mai trovato. Sono andato un po' in giro, ho esplorato, ho trovato molti poche loot, ma purtroppo al momento non ho trovato quello che mi serve. Quindi cominciamo questo episodio craftando un bel aggeggio che sarà fondamentale per trovare queste cose. Quindi prendiamo 3 pezzi d'oro, prendiamo 2 diamanti, prendiamo 2 plate, ecco, le avevo già fatte, d'alluminio. Ci servirà anche della redstone, se non ricordo male, e soprattutto un pannello di vetro che dovrei avere qua. Eccoci qua, ci mettiamo qua nella crafting table e mettiamo diamante e diamante, plate e plate, pannello di vetro, redstone e 3 lingotti di ferro. E abbiamo craftato il detector, finalmente, cacciatore di poche loot nascosti. Eccolo qua, ora se io ci clicco, al momento non c'è nulla, però questo ci indicherà la posizione dei poke loot e speriamo di trovare oggetti un po', come dire, succosi, come magari la Master Ball o piuttosto appunto il condividi esperienza, che è molto molto importante. Detto questo, direi che possiamo anche cominciare ad andare in giro, visto che è anche passata la pioggia. Ah, guardate un po' che bella giornata, eh? Benissimo, dove andiamo? Io credo che andrò ad esplorare un bioma a caso. Vediamo un po' cosa succede, quindi vediamo un po' di trovare qualcosa di interessante. Qua ci sono solo dei crabbi. Mentre svolazzo con il mio carissimo Noctowl, vi voglio far vedere che nell'inventario, come vedete, è un Beldum. Sono riuscito a catturarlo, sono a corto di Pokéball. Probabilmente neanche un leggendario necessita di così tante Pokéball. Devo dire che è stata un'impresa. Oh, guardate un po', un Ultra Ball, questa la prendiamo. Vediamo un po' cosa contiene. Una distraroma, dovrei averne anche degli altri, va bene, ma l'importante è averli, quindi raccogliamo tutto. E quindi è stata una cattura molto molto difficile, sono stato nella mesa davvero tanto e sto notando una cosa. Negli scorsi episodi avete visto che alcuni leggendari sono spawnati. No, per favore, no, per fortuna è l'evoluzione. Oggi non voglio catturare starter, come vi ho detto lo lasciamo al prossimo episodio, scappiamo. Dicevo, come avete notato negli scorsi episodi, sono spawnati 2 leggendari, ovvero Groudon e Lugia, nei primi episodi. Ora, io sono stato molto nella Pixelmon, di giorno, di notte, in diversi biomi, e c'è da dire che è un bel po' di tempo che non spawnano più leggendari, non esce più la notifica. E questo è un po' strano, probabilmente si saranno presi qualche giorno di ferie visto che è Natale. Non lo so, a Natale si avvicina, anche i leggendari vanno in vacanza. Però la trovo abbastanza strana come cosa, non che voglia catturarli, o meglio, mi piacerebbe provarci perché comunque credo sia arrivato il momento anche di provare a catturarne qualcuno. Ecco perché voglio comunque livellare la squadra. Oh, qua c'è un bel centro Pokémon in mezzo agli alberi. Niente di che, era un centro poké normale. Ok, continuiamo a piedi magari. Ma sì, dai, ci facciamo un po' un giretto. Ecco, Noctowl, grazie, rientra. E vediamo un po', di provare intanto il detector, perché voglio capire, voglio soprattutto trovare il condividi esperienza il prima possibile. Sarà fondamentale. Salve, un bel sprout. Io continuo ad andare in giro ad utilizzare il detector. Ora, random così, non so se troverò dei poké loot. Spero di sì, perché voglio un po' capire il funzionamento insieme a voi e farvelo vedere. Oh cavolo, mi sembrava una Pokéball verde, invece in realtà è un Pokémon. E io andrei di Noctowl con una bella beccata, che in teoria dovrebbe essere anche super efficace. E poi cambierei qualcosa. Magari ci mettiamo Trapinch, che è prossimo all'evoluzione, spero. Ecco, me l'ha quasi shottato. Proviamo a fare una frana. Me l'ha shottato. Complimenti, Trapinch, per il tuo supporto. Andiamo di Corphish. Ho un Corphish perché voglio puntare ad avere un Croagunt, che è un Pokémon che ha l'abilità sub, che è molto molto interessante. Ho comunque un Lapras che ho catturato, ma è nano. È nano ed è scomodissimo da usare, ci ho provato una volta a scendere sott'acqua. Ecco, abbiamo anche livellato, l'importante è quello. Allora andiamo di Bracciere con Bigon. Ecco, così almeno lo shottiamo, molto bene, grazie mille. Tra Cordicella, Mentalerba. Benissimo, il Noctowl è salito di livello, mi fa piacere.
E andiamo avanti e cerchiamo dei poche loot nascosti. E beh ragazzi, si è fatta notte, io intanto ho cambiato bioma, sono venuto qua di nuovo nell'Artico perché vi voglio far vedere che ho trovato un altro centro poké, eccolo là, che ha un altro PC e lo voglio prendere perché questo lo voglio tenere nel mio inventario, così almeno possiamo fare dei cambi tattici mentre ci muoviamo. Io sto continuando a cliccare sul detector ma non ho ancora trovato nessun loot, nessun poké loot. Ecco qua l'ingresso, ci prendiamo il mio bel piccone di diamante. Come vedete ho investito un po' di picconi di diamante, o meglio ho investito un po' di diamanti per farmi tutti gli attrezzi in diamante, li ho anche incantati. Al momento sono a livello 30 e sto cercando disperatamente il Siltouch, che non trovo, che è molto importante perché vorrei craftare altre cose. Quindi in realtà mi servirebbe il Siltouch. Quindi al momento quando tornerò a casa probabilmente farò altri libri alla ricerca del Siltouch. E guardate un po'. Ah, vedete, ha un scattato e mi indica di andare, ecco qua, perfetto, dritto per dritto. Quindi da queste parti ci dovrebbe essere un poke loot nascosto. Ecco, ora mi dice che è da questa parte. Vediamo un po', vado dritto. Dovrei anche vedere le particelle ad una certa. Vediamo un po', no, è da questa parte, eccolo qua. Abbiamo trovato un... messaggio inizio, grazie mille, che utilità. Già che ci sono io comincerei a livellare un po' la mia squadra. Quindi andiamo di Trapinch, proviamo a fare un frana su un Seal che dovrebbe essere super efficace. Spero non mi sciotti lui, ma in realtà dovremmo anche riuscirci perché voglio farlo evolvere. Abbiamo anche ottenuto 3 merluzzi crudi, una palla di neve e anche ghiaccio. Questo è molto molto importante perché il ghiaccio mi serviva da prendere col Siltouch. Quindi in realtà i Seal droppano il ghiaccio, buona a sapersi. Qua sotto ci sono anche delle pietre idriche, ma al momento delle pietre non ce ne facciamo nulla, anche se le sto comunque raccogliendo un po' in giro, anche se quelle idriche in realtà non tanto. Andiamo ancora di Trapinch contro questo Seal di livello 26 e facciamo di nuovo, ecco qua, perfetto, un bel frana. Voglio portarlo almeno a Vibrava in questo episodio, quindi cerchiamo di farlo. Livello 28, sempre palla di neve, neve e merluzzo crudo. Sempre al 28, dovrà salire un po'. Ragazzi, sto continuando il mio giro. Intanto ho trovato un allenatore di livello 20 che proverei anche, ecco qua, ad ingaggiare. Va bene, perfetto, quindi prana efficace. Ma insomma, dovremmo riuscire comunque a farcela con il nostro Trapinch. Forza, ultimo sforzo. Ah, mi ha tolto un bel po' di vita, devo dire. Non shottarmelo. Ho un PS, cambiamo e mettiamo Beagon. Beagon che in teoria con un bel bracciale dovrebbe anche shottarlo subito. E infatti è così. Trapinch è salito di livello. Abbiamo... ah, benissimo. Vuole imparare Fossa. 80 su 100, 60 su 100. Probabilmente lo faccio al posto di Battiterra. Ecco, la sostituiamo. Mentre con Beagon abbiamo di fronte un Rock and Roll. Io direi di andare di botte in testa. Anche se in realtà con lui dovrebbe essere abbastanza efficace il fuoco, se non ricordo male. Neanche tanto. Vediamo un po', andiamo avanti. Benissimo, quasi a metà vita. Colpito 5 volte. Me l'ha shottato. Grazie. Andiamo di Corphish allora, che è super efficace con un bolla raggio. Benissimo, 640 poche dollari. Vediamo un po', siamo a livello 29 con Trapinch. Ci troviamo nelle Extreme Hills M in questo momento, che ho trovato così un matchup di livello 11. Ci sfida, ecco, possiamo andare avanti. Andiamo a curarci e continuiamo l'allenamento. Ok ragazzi, è passato un po' di tempo. Oh, intanto qua c'è un allenatore, direi di ingaggiarlo con il nostro Trapinch, che è prossimo all'evoluzione. E quindi cerchiamo di fare il tutto. Ha un Riolu. Dovremmo fare male. Sì, perfetto, dovremmo anche shottarlo. E purtroppo sono morto, ho preso del danno da caduta e quindi purtroppo ho dovuto ricominciare. Ho perso 30 livelli, ma per fortuna l'inventario è salvo. Ora cerchiamo di battere questo allenatore. Ah, già finita. Ok, non abbiamo livellato, ma siamo vicini. Io intanto continuo ad utilizzare il detector alla ricerca disperata di un condividi esperienza, ma purtroppo credo di essere sfortunato in questo. Che vi avevo detto? Che non spawnavano in a birch biome. Sappiamo chi è, o meglio io so chi è. Dobbiamo però cercarlo. Facciamo un giro in a beach, eccolo, è da questa parte. E infatti lo vedo già. Salve signor Suicune.
enorme oltretutto. Ok, io non credo di poter fare qualcosa. A meno che non piazziamo il PC tattico. Possiamo... Ok, smonto. Eccoci qua. Prendiamo... ok, questo al posto di questo, questo al posto di questo. Ci proviamo, anche se dubito di riuscire a catturare un leggendario in questo episodio. Vediamo un po'. Ingaggiato. Ingaggiato, lui è di tipo acqua, quindi in realtà probabilmente me lo shotterà subito. Che dire, esatto. Abbiamo un Fradigator che è anche bruciato, sgranocchio. Però, c'è da dire che è buio. Io ci provo, ma sicuramente neanche a pensarci. Va bene. Proviamo ancora, però. Perché la scuro bolli in realtà è molto efficace quando c'è buio e si sta facendo giorno. Io continuo a provarci, ma in realtà no. Dobbiamo comunque fare del danno. Però già il fatto che stiamo affrontando un leggendario è un passo avanti. Con dei Pokémon assolutamente inutili, ma fa nulla. Andiamo di ipnosi. Forza. No, cavolo. Volevo farla addormentare. Trapinch. Beh, male che vada, abbiamo almeno l'evoluzione in Vibrava. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Mosse, fossa. Perfetto. In teoria, ecco, facendo così, io non prendo danno. Scherzavo, ovviamente. Così a muzzo sprechiamo 8 Ultra Ball. Tanto per. E infatti... Bigon di livello 28. Bracciare botte in testa. Zaino. Sprechiamole, sprechiamole. Dai, almeno ci abbiamo provato. Non siamo ancora pronti per catturare un leggendario. Ma è bellissimo Suicune. Davvero bellissimo. Abbiamo finito i Pokémon utilizzabili. Io non ho l'healer purtroppo. Se io torno a casa un attimo, ce la facciamo? Ci proviamo. Secondo round contro il leggendario di turno. Andiamo stavolta di Knockdown. Proviamoci, tanto per. E andiamo di ipnosi. Non ho avuto il tempo di farlo. Morso. Un po' di danno lo sta prendendo, Così a caso. Neanche il tempo di entrare. Andiamo di Fradigator e facciamo uno sgranocchio. Visto che lui è di livello 42, come vedete un po' li ho portati su, gli starter in realtà. Andiamo di Insidia. E fa davvero poco e niente. Niente, è in pratica una missione impossibile. Ora mi divertirò a sprecare queste ultime Pokéball. Ed è despawnato davanti agli occhi. Beh, ok, almeno abbiamo risparmiato le Pokéball. Possiamo continuare la nostra missione, allora. E ragazzi, dopo un bel po', guardate, finalmente il nostro Trapinch ha raggiunto il livello 35 e si sta evolvendo in Vibrava. Finalmente. Devo dire che ho utilizzato poi un po' gli starter così livellati rispetto alla squadra per aiutare lui. Però... almeno siamo riusciti ad avere un Vibrava che ora vediamo subito com'è. Oh, intanto vuole imparare Dragospiro e io lo farei al posto di Finta, assolutamente sì. E ora lo vediamo, quindi saremo qua su. Ecco qua di fronte a casa nostra. Vediamo un po' come il nostro bel Vibrava è enorme, è gigante. Ora aspettate che voglio capire se lo posso cavalcare, ma credo proprio di no. Infatti è così, però è bello tosto, devo dire. Ora, con il ghiaccio che mi ha craftato il Dugong di prima, vorrei provare a fare un qualcosa. Quindi mi serve un pezzo di Glowstone, o meglio, di Redstone, scusatemi. E anche 7 lingotti d'alluminio. Quindi prendiamo 7, eccoli qua. Veniamo qua e dovremmo fare intanto qualcosa del genere. Possiamo fare anche i leggings. Ma ci serve la Redstone e il ghiaccio. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo craftato il frigorifero, che in realtà è un oggetto di arredamento, ma voglio completare la cucina insieme a voi. Quindi veniamo qua e lo posizioniamo. Eccola qua. La cucina in pratica è completa. Questo si apre ed è un vero e proprio inventario in realtà. Ora, tenendo shift, credo si chiuda. E infatti funziona così.
Bene, dai, sono contento. E in compagnia del nostro bel Vibrava enorme, direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio. Nel prossimo, come vi ho accennato prima, ci occuperemo degli starter, di tutti gli starter, di trovarli e farli livellare. E sarà un episodio un po' speciale, visto che il decimo è un pochino più lungo del solito. Per il resto però ci fermiamo così, io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale, vi lascio altri due video nella scheda finale, vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!